muoversi l'industria discografica italiana in un panorama dove internet non è ancora così diffuso, cioè come può diffondere la cultura di internet? Distribuendo i contenuti in rete, il primo passo è rendere disponibili i contenuti, cosa che sta avvenendo, e quindi creare una sensibilità nei confronti dell'utenza della rete, che oramai la possibilità di accedere a musica legalmente, soprattutto, quindi poter andare sui siti, scaricare brani o accedere a concerti dal vivo trasmessi in rete o a video, è una realtà e sta diventando una realtà sempre più importante. Quindi questo è un fatto che automaticamente porterà a un aumento anche della distribuzione in rete e del numero di utenti che utilizzeranno la rete per accedere ai contenuti musicali. Quanto ci vorrà per avere l'industria musicale sul mobile in maniera massiccia? In realtà l'industria musicale sul mobile c'è sempre stata, il problema è del mobile, nel senso che il mobile tradizionale non è servito alla diffusione della musica, diciamo, nel suo contesto più classico, ma è stata una distribuzione di suonerie. Il futuro, quello di un mobile internet, cioè quindi dell'uso di uno strumento tipo il telefonino per accedere alla rete, vuol dire di nuovo poter accedere a contenuti musicali tradizionali, cioè il download di brani o l'accesso a video sharing o alle community musicali in rete, così come avviene con internet. Se invece dovessimo dare un consiglio a un giovane artista per avvicinarsi a una casa discografica? Sicuramente farsi conoscere attraverso anche i sistemi di video sharing o avere una pagina su MySpace, fare molto lavoro con le community, perché oggi molto spesso gli artisti nascono perché sono spinti dal basso, quindi avendo un grosso gruppo di fan cominciano a emergere attraverso la rete, poi soprattutto le case discografiche sempre di più frequentano questi luoghi, vanno a vedere i videoclip su YouTube, vanno a vedere le band che hanno il loro spazio su MySpace o su altre sistemi di social networking, quindi sono aree dove bisogna essere assolutamente presenti. Grazie. Grazie a voi.